Buonasera a tutti, sono Giorgio Di Palma, molti mi conoscerete, sì, sono di Grottaglie. Ho avuto l'opportunità e la fortuna di partecipare appunto a questo bando e di ricevere un contributo per la realizzazione di questo progetto. Sono delle testimonianze che hanno lo scopo non di portare degli insegnamenti all'interno della tradizione ceramica Grottaglie, ma un confronto che dal mio punto di vista è necessario ed è indispensabile per poter proseguire e confrontarci anche con realtà che sono fondamentali e anche possono dare stimoli da un punto di vista commerciale e anche artistico e anche artigianale. Come vedremo, ho deciso di invitare Silvia Imperiale, che c'è un collegamento, anche un'amicizia, e quindi successivamente, grazie a lei, ho avuto anche il piacere di conoscere Claudia Casali, che è la direttrice del museo di Faenza, e Nicola Boccino, che studia molto la tecnologia dei materiali ceramici. Non è un maestro, non diciamo questo, ma è un grandissimo studioso. Sono delle persone squisite, ve lo posso garantire. Abbiamo cominciato a fare un giro nelle botteghe, proveremo a visitarle tutte. Non è facile, perché sono veramente tante, però ci stiamo mettendo tutto l'impegno veramente per fare qualcosa che comunque deve essere necessario per la nostra città. Questo è il mio piccolo contributo. Ringrazio anche il comune che ha dato la disponibilità tramite il posto e anche le. Ci ha onorato della presenza della direttrice del museo, ci ha omaggiato della visita insieme all'assessore. Soprattutto ringrazio la Regione Puglia che ha dato il contributo e ha finanziato questo progetto, l'ha ritenuto valido. E quindi per me è veramente importante vedervi qui tutti. Pensavo un po' più, un numero un po' più nutrito di ceramisti, a cui era soprattutto gli studenti anche del liceo artistico, che secondo me è una risorsa ancora per il territorio. Vedremo nel tempo, questo qua è un inizio, io mi sto dedicando con tutte le mie forze, vedremo che cosa succederà in futuro. Passo la parola a Flavia. Buonasera. Buonasera, io sono Flavia Giordano, sono dell'ARTI, Regione Puglia, l'Agenzia regionale della tecnologia e l'innovazione attraverso il quale è stato possibile realizzare, co-realizzare questo ciclo di testimonianze. Perché abbiamo deciso di portare avanti la candidatura di Giorgio, perché Giorgio rappresenta la nuova frontiera della ceramica qui a Grottaglie, quindi la nuova generazione di ceramisti, e sta cercando di fare innovazione e quindi di migliorare, di alzare l'asticella, di diventare sempre più bravo, sempre più competitivo sul mercato. Ha richiesto ad ARTI, attraverso il bando che si chiama Testimonianze, tre interventi che sono tre esempi illustri di innovazione nel settore della ceramica, e tre interventi complementari e a 360 gradi. E a noi questa complementarietà e questa innovazione è piaciuta. Come funziona il bando per chi non lo conoscesse e perché si chiama Laboratori dal Basso? Con Laboratori dal Basso, che comprende un ciclo sia di testimonianze che di laboratori, che sono dei percorsi formativi più corposi, noi stiamo cercando di innovare in tema di formazione imprenditoriale, appunto dal basso. Come funziona normalmente la formazione tradizionale? Ci sono degli enti, che siano università, che siano enti di formazione, che decidono cosa bisogna studiare, che decidono quali sono i docenti da ascoltare, quali sono le materie. Quindi questo è un approccio dall'alto, in cui c'è un ente che organizza dei corsi e si mette sul mercato perché questi corsi vengono seguiti da appunto chi si iscrive. Con Laboratori dal Basso l'approccio è rovesciato, perché abbiamo imprenditori, giovani imprenditori, giovani associazioni che sono consapevoli di dove vogliono andare, e quindi a partire da questa consapevolezza decidono di costruire un percorso formativo su misura delle proprie esigenze, intercettando e scegliendo direttamente i docenti che vogliono sentire. Quindi è stato Giorgio a scegliere i relatori, è stato Giorgio a decidere come realizzare il percorso, a scegliere le tematiche. E
E così, come lui, tantissimi giovani adesso in Puglia stanno realizzando laboratori dal basso e testimonianze. Vi dico un po' i numeri di questa edizione, della seconda edizione. Abbiamo già realizzato 40 laboratori in tutta la Puglia sui temi dell'innovazione imprenditoriale, dalla stampa 3D all'agricoltura biologica, tutti quanti con un forte focus sull'innovazione. Adesso è scaduto proprio il bando di laboratori dal basso, ci sono arrivate altre 86 candidature e quindi ci aspettiamo un settembre, ottobre, novembre ricco di attività. La cosa bella è che con laboratori dal basso stiamo realizzando tantissimi corsi, conoscendo tante realtà giovanili imprenditoriali e anche tanti posti della Puglia, e girando ci accorgiamo che è sempre più viva e che è molto incline all'innovazione. Testimonianze, il bando per cui ha applicato Giorgio è ancora aperto, è aperto fino al 30 di luglio. Come funziona? Chi può partecipare? Dovete essere o un'impresa giovanile, quindi composta da soci di età massimo 35 anni, oppure un'associazione composta da giovani under 35, o addirittura un gruppo informale di giovani, perché per esempio non avete un'associazione, non vi siete ancora costituiti, non avete ancora creato un nucleo imprenditoriale, però sapete che cosa volete imparare e quindi vi potete mettere insieme. Noi chiediamo 10 carte d'identità e è una richiesta: ci comprate quel docente, ci portate quel docente qui sul territorio. E noi così abbiamo fatto. Vi invito a guardare sul sito www.laboratoridalbasso.it, ci sono tantissimi ospiti da tutto il mondo, tra l'altro, perché noi vi compriamo anche docenti che vengono da fuori dall'Italia, vi sosteniamo anche in questo, per esempio aiutandovi anche a tradurre gli interventi, abbiamo avuto relatori dagli Stati Uniti, quindi è stata veramente un'esperienza bella per attrarre sul territorio pugliese persone da tutto il mondo che hanno portato nuovo sapere, hanno portato innovazione in Puglia e che si sono innamorati della Puglia e tante volte ci hanno detto ma quasi quasi mi trasferisco qui. Per qualsiasi domanda, io non voglio togliere altro tempo all'intervento, per qualsiasi domanda ci potete scrivere su laboratoridalbasso@chiocciolarti.puglia.it, andare sul sito dove troverete tutti quanti i laboratori già realizzati, perché con Laboratori dal Basso noi registriamo tutti gli interventi e stiamo creando una specie di archivio virtuale, una biblioteca virtuale dove potrete andare a seguire tutti i corsi già realizzati sulle tematiche più risparate. Sarete agevolati anche da un filtro che vi permetterà di cercare quello che è il vostro interesse, beni culturali, turismo, potrete appunto filtrare e quindi vi consiglio di andare a vedere sul sito, dove fra un po' troverete anche l'intervento di stasera. Per chi invece ci sta seguendo da casa, noi siamo in streaming, quindi l'intervento continuerà fino alle 10:30, perciò buona visione per chi è da casa e buon inizio. Buonasera a tutti, io mi chiamo Silvia Imperiale, volevo ringraziare innanzitutto tutti, Giorgio in primis, per averci invitato a questo progetto. Giorgio mi ha invitata per raccontare un po' la mia esperienza. Io nasco come ceramista per passione, ho iniziato a fare ceramica dopo un mio percorso di studio, di lavoro molto diverso rispetto al lavoro della ceramica, e mi sono avvicinata proprio per passione quando avevo 15 anni, perché mi regalarono un libro di Nino Caruso e mi innamorai subito della cosa. Mai mi sarei immaginata poi, 30 anni dopo questo regalo, di conoscerlo personalmente. In seguito proprio a quest'idea che ho avuto e che ho messo in pratica,
che è stata quella di realizzare una rivista di ceramica, perché io ho cominciato appunto a lavorare la ceramica presso botteghe, ho iniziato a fare un corso di restauro. Vengo dall'Università Internazionale dell'Arte di Firenze, dove ho fatto restauro di dipinti su tele tavole e affreschi. Poi per vari motivi ho dovuto abbandonare la professione e quando l'ho ripresa mi sono dedicata al restauro della ceramica. Ho seguito un corso di restauro della ceramica alla Scuola Cova di Milano e dal restaurarla, al desiderare di farla, è stata una cosa unica. Lì si organizzavano corsi di tornio, si organizzavano corsi di manipolazione, di decorazione, così ho cominciato a farla. Poi, data il mio desiderio di conoscere sempre di più, ho cominciato a cercare testi, libri, riviste che parlassero dell'arte della ceramica. Purtroppo allora in Italia c'era poco o nulla, almeno a Milano arrivava poco o nulla. L'unica cosa che c'era allora era questa rivista, La ceramica moderna e antica, che probabilmente molti di voi conoscono, che aveva dei contenuti bellissimi, molto corposi, però insomma ero sempre alla ricerca di qualcosa che non trovavo, sicché ho pensato, volere e potere, perché non farla? E quindi io avevo questo piccolo laboratorio a Milano. E con degli amici abbiamo cominciato a pensare a questo progetto. Molto ingenuamente, in realtà, non sapendo a cosa si andava incontro, perché le riviste non si fanno come le abbiamo fatte noi, partendo dai contenuti. In realtà l'abbiamo scoperto dopo anni, si parte dalla pubblicità, non dai contenuti. Comunque, io avevo questo piccolo laboratorio che poi è diventata anche una rivendita di prodotti per ceramisti, perché a Milano non c'erano rivendite, l'unica che c'era aveva poi chiuso, c'era Fornace Curti, che è una fornace storica a Milano, ma c'era solo lei. E quindi, insomma, con i proventi della rivendita dei prodotti per la ceramica, con dei piccoli corsi che organizzavo, con il desiderio di conoscere e di voler far conoscere la ceramica, abbiamo cominciato a mettere in piedi questo progetto che si è realizzato anche in breve tempo e che poi è stato presentato per la prima volta a Faenza, ad Argillà, perché siamo nati insieme. Il primo numero, il numero zero della rivista, che era questa qui, nasceva così, la ceramica in Italia e nel mondo, era questa, è stata presentata ad Argillà, la prima edizione di Argillà, e ha riscontrato un successo insperato. La mia idea era quella proprio di creare una piazza che si ritrovava nella rivista, cioè la rivista doveva servire per uno scambio, per raccogliere un po' quelle che erano tutte le esperienze, perché non c'era fino ad allora una cosa. Così abbiamo creato proprio una rivista in cui si parlava di quello che accadeva nel mondo, di quello che accade nel mondo, dei ritratti di artista. Volevamo parlare di tecnologia, per cui c'era una rubrica dedicata alla tecnologia, una rubrica dedicata ai viaggi, per cui c'è un'amica appassionata di ceramica che viaggia per il mondo a scoprire botteghe, laboratori, eccetera, e ne narrava nelle pagine della rivista, un'agenda in cui vi fossero tutti gli eventi, manifestazioni, raccolte. Questo era un trimestrale per cui si cercava di raggruppare, di essere anche più puntuali possibili nella pubblicazione. E direi che ha riscontrato un successo quasi inaspettato, perché subito il numero zero, insomma, con il numero zero ci siamo praticamente pagati tutte le spese della realizzazione. Poi, insomma, è stato complicato andare avanti, ma siamo andati avanti. Siamo andati avanti per 2 anni da soli, senza incentivi, pubblicità pochissima, però ce l'abbiamo fatta con la vendita degli abbonamenti, qualche pubblicità,
E poi, insomma, è stato necessario cercare un socio finanziatore che poi, vabbè, ha acquistato la rivista e sta andando avanti ora. Dopo un annetto mi sono staccata dalla mia creatura e un editore tedesco, l'editore di Neue Keramik, non so se voi la conoscete, che era questa rivista, è questa rivista, che parla appunto di ceramica internazionale, mi ha chiesto se ero disponibile a curargli l'edizione italiana perché non esisteva e lui appunto riteneva fosse un mercato interessante. Sicché ho detto va bene, perché no? Allora è stato realizzato il numero zero di Ceramica Nuova, che è praticamente la stessa rivista con alcuni articoli tradotti in più il nostro contributo dall'Italia che noi pubblicavamo, insomma si parlava di artisti italiani, di manifestazioni italiane e anche questo progetto è andato avanti per tutto il 2013. Nel 2014 purtroppo l'editore ha ritenuto di bloccare il progetto, di fermarlo perché non era sufficiente il numero di abbonati che si raccoglievano, pertanto va bene, è stato interrotto momentaneamente, però io continuo ad andare avanti a fare comunicazione, poi domani sera parleremo di quello che è il mondo del virtuale e adesso insomma stiamo realizzando una rivista online che ci permetterà almeno di far conoscere un po' di più quello che accade da noi anche fuori dai nostri confini. Allora, questa è brevissimamente la mia storia, perché appunto Giorgio mi aveva chiesto di raccontare, se avete delle domande da farmi, disponibilissima a darvi tutte le risposte che volete e non so. Passerei se no la parola agli Io ho una altri. domanda, Sì, perché certo. tu hai... Usiamo il microfono, Sì, per favore. Sì. sì. No, io ho una domanda relativa a un po' il tuo percorso, no? Perché tu hai iniziato con una rivista tua, adesso hai un altro obiettivo ovviamente, e mi piacerebbe capire in questi anni come è cambiato il mondo della comunicazione. Ma dunque, io ho notato, beh, cambiare è cambiato tantissimo, insomma, la carta stampata ha sempre il suo fascino, sicuramente, però devo dire che quello che ha dato la comunicazione tramite i social è veramente molto, molto di più rispetto a quello che offre, può offrire. Intanto sicuramente i costi, no? I costi sono decisamente inferiori e la velocità di comunicazione è enormemente maggiore, sicuramente. Si raggiunge in brevissimo tempo gente che sta dall'altra parte del mondo, non deve essere raggiunta dalla posta, insomma, noi se abbiamo degli abbonati che So, mi ricordo, cioè, alcune riviste di abbonati, non so, in Spagna piuttosto che in Sud America non hanno mai ricevuto la nostra rivista, per esempio, pur avendola spedita, ma anche in Francia. Mi ricordo di aver avuto una discussione spiacevole con una nostra abbonata, io le ho rispedito 3 copie della nostra rivista, mai arrivate. Per cui voglio dire, questo comunque è sicuramente un limite molto grosso, che con il web sicuramente non c'è, perché è vero che comunque il profumo della carta, lo sfogliare le pagine, dà sicuramente qualcosa di più emozionante, però quello che ti offre veramente la comunicazione via internet non te la offre sicuramente la carta stampata, sia per come ripeto, la rapidità delle informazioni. Sì. Grazie.